Bene, continuiamo sempre con la casa delle streghe, fin tanto che possiamo. Ieri mattina di nuovo non ho potuto fare il video perché causa impegni, soliti impegni con casa, famiglia, tutto quanto, no? Così per sempre. Lo dico subito, non aspettatevi. Che questi intoppi passino, io penso che questi problemi d'ora in poi ci saranno sempre nella mia vita, per molti anni a venire. Quindi mi capiterà di fare interruzioni, temo anche piuttosto lunghe. E quindi se mi vedete sparire anche per una settimana, non stupitevi, significa che ho avuto dei problemi, che ho dei problemi e continuerò ad averli. Per molto tempo ancora. Magari un giorno vi spiego anche perché. Comunque, ero rimasto appunto sempre nella vicenda della casa delle streghe, che siamo ancora, diciamo, all'albeggiare delle problematiche, no? Che emergono nel racconto, nel senso che Gilman non è ancora sprofondato del tutto nell'abisso, ma è sul punto di farlo. Perché appunto, come ho detto, sono cominciate le speculazioni su Keziah Mason, il suo antico sapere, le misteriose conoscenze matematiche che potrebbero essere tramite di certi incantesimi, no, che renderebbero in grado l'uomo di poter, o qualunque altro essere, di poter viaggiare nello spazio e nel tempo, semplicemente con la forza di volontà. E cosa succede? Che lo stato di Gilman si aggrava. E cominciano a comparire i primi segni di sonnambulismo, cioè l'amico che vive nella stanza accanto, che vive accanto a lui, no? Un'altra stanza, e che è testimone del lento degradarsi di Gilman, no? Come avviene sempre nei racconti di Lovecraft, no? Che hanno quasi sempre questa struttura, la maggior parte hanno questa struttura in cui ci sono due amici, no? Uno è vero protagonista della vicenda, l'altro è l'amico che assiste a quello che succede, no? E che vede sprofondare lentamente l'amico nell'abisso, no? Fino a vederlo sparire. Questa struttura la vediamo, per esempio, nella dichiarazione di Randolph Carter, oppure la possiamo vedere anche in modo magari un po' meno definito in Herbert West, anche in altri racconti, adesso però stranamente non mi vengono in mente quali sarebbero più adatti, per esempio il caso di Charles Dexter Ward, anche quello, no? Cioè, poi lo vedremo anche nella cosa sulla soglia, cioè una struttura che tra l'altro è comune a molti racconti gotici, no? In quanto ci deve essere un personaggio che sprofonda nell'abisso e un altro che resta come testimone dell'orribile vicenda, no? Che racconterà poi cosa è successo alla vittima. Allora, cosa succede? Appunto, che l'amico si accorge, magari si sveglia la notte, va a trovare Gilman. E si accorge che non è in camera, no? Ma non ci sono tracce di nessun tipo di dove possa essere andato, perché i vestiti, tra l'altro, i suoi vestiti sono ancora là, dice dove è andato così, in pigiama, scalzo, senza scarpe, dove può essere finito, no? E allora, siccome poi il giorno dopo Gilman non sa dire
dove è stato, non sono stato da nessuna parte, allora si comincia a ricorrere al vecchio stratagemma di mettere della farina o un'altra sostanza pulverolenta sul pavimento per vedere se poi durante la notte ci sono tracce, orme, e capire insomma se appunto è un caso di sonnambulismo e dove, cioè, se, dove si è diretta la vittima. No? E, però questo trucco non funziona, le orme non ci sono, eppure la notte Gilman scompare, da qualche parte va. No? E questo significa che i suoi viaggi onirici sono diventati viaggi reali. Scompare grazie a Keziah Mason e al suo familiare, chissà dove. Allora, la situazione di Gilman peggiora sempre più, no? Perché c'è questa febbre che comincia a manifestarsi, diventare cronica. Leggendo questo pranzo, sapeva comunque di essere diventato sonnambulo. Per 2 volte la sua camera era stata trovata vuota in piena notte, sebbene i suoi abiti fossero al loro posto. La verità di tali episodi era testimoniata da Frank Elwood, un compagno di università che le modeste condizioni economiche avevano indotto a prendere alloggio nella casa squallida e malfamata. No? Elwood diventa testimone del perdersi di Gilman nei regni dell'altrove. Verso maggio, il suo udito, reso ipersensibile dalla febbre, fu tormentato dalle lamentose giaculatorie di Joe Mazurevich, un operaio tessile superstizioso che occupava una stanza al pian terreno. Anche lui polacco, anche lui cattolico, che scana il rosario, no? Cioè, la figura del cattolico un sacerdote cattolico nel gotico americano è fondamentale perché c'è sempre l'idea che i cattolici sono molto più superstiziosi dei protestanti, forse è anche vero. Cioè, avendo santi, madonne da tutte le parti e riti come appunto quello del rosario, l'acqua santa, tutte cose che le chiese protestanti invece aboriscono, no? Ritenendolo un di più rispetto all'essenzialità del Vangelo, no? E di conseguenza i cattolici vengono sempre visti, soprattutto gli italiani meridionali, immanicati con il mondo del magico, no? Dell'evocazione, degli spiriti, dei demoni, per cui nei film, per esempio, dell'orrore americani c'è sempre la famiglia cattolica che si ritrova con la casa infestata dai demoni e da fantasmi di spiriti di anime dannate, che li tormentano, loro chiamano il sacerdote che fa l'esorcismo, riempiono la casa di immaginette della Madonna, di acqua santa, tutte queste. Non dico cosa, per non apparire, come dire, discriminatorio. Però è un dato di fatto, no? Ecco, quindi la figura del cattolico già a quel tempo, dai tempi di Lovecraft, appare appunto come la persona superstiziosa che racconta storie riguardo appunto il folklore popolare, perché il cattolico sarebbe più, come dire, più incline a essere suggestionato dal folklore popolare e anche appunto c'è l'idea tutta anglosassone che il mondo mediterraneo e in particolar modo gli italiani e in particolar modo gli italiani meridionali che poi sono emigrati in gran numero in America sono immanicati con la stregoneria. Stereotipo che non è del tutto falso e che ha le sue motivazioni perché noi sappiamo, insomma, che Stregoneria e Italia effettivamente è un'associazione di non poco conto. Ovviamente la stregoneria non esiste solo in Italia. Ecco, però le streghe italiane fin dal tempo, dei tempi del Medioevo, fin dal 1300 e prima, le storie su Benevento e il Monte Sibilla e poi le storie tipo quelle di Aradia e via dicendo, insomma, in Europa l'idea del
dell'Italia stregonesca, nel nord Europa soprattutto, era, sì, insomma, è stato uno stereotipo da sempre, di cui ne era condizionato in quanto Wasp, anche Lovecraft essendo un Wasp, ovviamente aveva quest'idea del un Wasp gotico, tra l'altro, aveva quest'idea, per cui ci mette i polacchi, particolarmente cattolici. I polacchi sono ancora più cattolici degli italiani, anzi molto di più, no? Quindi ci stanno bene. Un operaio te Mazurevich era solito imbarcarsi in lunghi e sconclusionati racconti sul fantasma della vecchia Chesaia e della bestiola fremente, pelosa e dai denti aguzzi. Sosteneva di essere stato così perseguitato dalle loro apparizioni che solo il crocifisso d'argento datogli appositamente dal padre Iwanicki della chiesa di San Stanislao gli aveva garantito una certa immunità. Ora pregava perché il gran sabba delle streghe si stava avvicinando, cioè appunto si avvicinava il Calendì Maggio, no? Che è un'opera, che è una festa molto importante, come ho detto, la notte fra aprile e maggio, la notte del primo maggio, no? Festa di Beltane per gli irlandesi e festa di Walpurgis per i tedeschi, no? Molto importante, anche per esempio nel Faust di Goethe si parla della notte di Valpurga. Comunque, se, la notte di Valpurga era molto famosa anche da noi, insomma. Si riferiva alla vigilia di Calendì Maggio, ovvero la notte di Valpurga, quando i più neri demoni dell'inferno percorrono la terra e tutti i seguaci dell'avversario si radunano e celebrano riti senza nome, no? In origine sappiamo, come ho detto, che era semplicemente la festa pagana della primavera. E ovviamente laddove si erano conservati culti pagani nelle campagne, no? Che i contadini nel Medioevo ancora conservavano riti di origine pagana, riti culti di origine pagana mescolati con il cristianesimo, facevano questa festa pagana dove ne succedevano presumibilmente un po' di tutti i colori, essendo stato un rito della fertilità, no? Della fertilità della terra, come tutte le feste della primavera. Doveva avere anche dei riti sessuali, no? E di conseguenza veniva guardata molto male dalla sessuofoba chiesa, no? Di conseguenza, proprio per questo motivo, la festa di Calendì Maggio è diventata sinonimo di festa demoniaca, no? Perché era una tentazione non solo per i contadini che lo praticavano regolarmente, ma pare insomma anche la gente di città magari voleva partecipare a queste feste in cui si era un po' liberi di fare tutto quello che si voleva. Dunque, era sempre stato un brutto momento per la città di Arkham, anche se gli elegantoni di Miskatonic Avenue e Salton Star Street facevano finta di non accorgersene. Sarebbero accadute cose spiacevoli e magari uno o due bambini non avrebbero più fatto ritorno alle loro case. Cioè qua addirittura viene vista come appunto il massimo dell'oscurità, cioè si fa capire che Arkham è città delle streghe, no? Cosa succede? In quella ricorrenza i culti stregoneschi nascosti nella vecchia città di Arkham compiono addirittura sacrifici umani di bambini, no? Perché uno diciamo, dei pregiudizi comuni nei confronti delle streghe, nel processo delle streghe si domandava sempre se avevano ammazzato tal'uno o tal'altro bambino per appunto sacrificarlo al diavolo e poi cucinarlo e mangiarlo in un banchetto in onore del demonio. Naturalmente questi erano gli schemi base, no, su come si svolgeva il sabba. Uno degli schemi base, sacrificio e consumo delle carni del bambino, no?
spesso neonati, ma magari anche bambini un po' più grandicelli, non so, forse per procurare carne a tutti i commensali. E qui chiudo, arrivederci.